innanzitutto il primo commento è di riconoscenza a chi ha avuto molti anni fa l'idea di fondare la SIPAP, perché devo dire che intanto ha portato avanti una tradizione che è propria del farmacista, cioè le preparazioni galeniche. In secondo luogo, con la pandemia, come ha raccontato la professoressa Minghetti in introduzione, grazie alla SIPAP abbiamo potuto fare i gel e sconfezionare le mascherine. La gente sembra banale, ma non era banale assolutamente allora. E in terzo luogo portano avanti una cultura della galenica professionale, che per noi l'innalzare il livello della professionalità del farmacista è fondamentale. Qual è il futuro della galenica? Il futuro della galenica è una galenica alla quale le preparazioni semplici le potranno fare tutte le farmacie, come già le stanno facendo. Poi ci sarà uno sviluppo di un numero sempre maggiore di farmacie, spero, che si cimenteranno, seguendo regole scientificamente attendibili, a fare le preparazioni più evolute.